siamo i Mega Protè! Benvenuti in una nuova Slime Art Challenge! La sfida delle sfide con lo slime! Dove dobbiamo realizzare delle opere d'arte usando solamente lo slime! Nelle ciotole, anche se non lo vedete, c'è della colla trasparente che adesso diventerà slime. Infatti andiamo a mettere il bicarbonato e il liquido per lenti e lo trasformiamo. Poi abbiamo qui tutte le decorazioni possibili e immaginabili, come pasta modellabile, palline colorate, glitter, colorante alimentare, che ci serviranno per rendere il nostro slime meraviglioso. Ho fatto l'errore dell'altra volta. Ma che schifo è, Sofì? L'altra volta ti criticavo così tanto e adesso ho fatto la stessa cosa. Bicarbonato, se ne mette un pizzico, guardate. Ehi, andiamo! Che cavolo! Iniziamo a mescolare per bene questo bicarbonato. Dai, slime, formati! Credo in te! Dopodiché aggiungiamo il secondo attivatore, ovvero il liquido per lentine. Ta-da! È venuto troppo consistente. Il mio invece verrà perfetto. Vedremo. Ecco i nostri slime! Dai, sono venuti perfetti dopo tutto. Per chi si fosse perso il primo episodio di questa sfida, qui abbiamo una ciotola con all'interno i nomi di tanti personaggi. Noi dovremmo prendere un bigliettino a caso e provare a ricreare quel personaggio utilizzando solo lo slime. Sei pronto? Stavolta tocca a te prendere il bigliettino, vai! Vado! Oh! Cos'è? 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 Sì! Topolino e Minnie! Quindi direi di non perdere altro tempo e dare il via alla sfida! Iniziamo! Per prima cosa prendiamo un po' di slime che diventerà la faccia del nostro personaggio. Io lo divido in tre parti. Guarda! Guarda! La slime non si divide molto bene. Vabbè, intanto mi serve il colorante alimentare nero. Lo dovresti avere tu. Dove lo nascondi? Serve prima a me. Lui. No. Allora, io prima uso il colorante marrone. Marrone? Ma guarda che Topolino è nero. Sì, va bene. Oh, guardate che schifo, mi sto sporcando tutta di nero. Ne aggiungo soltanto una goccettina. Ping. Perché metti il marrone? Non capisco. Lascia fare, sono un esperto. Chi ha vinto l'ultima volta? Appunto per questo ti voglio copiare. Quindi vorrei capire perché stai utilizzando il marrone. Allora bisogna mescolare per bene. Ecco qui il mio slime del colore della pelle. La pelle, ma certo, non è totalmente nera, Minnie. È la pelle marroncina. Lo sapevo assolutamente. Ma non è vero, non lo sapevi, te ne sei accorta adesso perché l'ho detto io. Non è vero. Allora, per fare la testa, come sapete, la tecnica Minions è la seguente. Bisogna mettere una pallina. Ti potresti spostare? Serve il marrone. Mettiamo la pallina qui e a quel punto cominciamo a fare. Much later. Ecco qui la nostra testolina. Ma cosa fai? Devo appiattire lo slime. Ok, anch'io. Io invece devo fare la testa. Ok, la pelle. Ci sto riuscendo. Ok. Sta venendo nel tuo stesso colore identico. Già, chissà perché. Chissà perché. Ho sbagliato. È venuta la testa quadrata. Adesso andiamo a fare una bella testa tonda. Così. Ok. Ok. Io continuo a fare il resto della testa con il colorante nero. Allora, Minnie ha due bellissime orecchiette che scendono giù. Forse ho aggiunto troppo colorante. Spero non diventi proprio nerissimo. Cavolo, ma cos'è? È diventato nero seppia. Come se una seppia avesse sputato il suo nero nelle mie mani. Schifo. Vabbè. Io sono bravissima, ne ho fatto proprio un bel cerchietto alle sue belle orecchiette. Adesso mi serve un bel fiocco rosso. Prendo la pasta modellabile rossa. Vado a fare un bel fiocco. Ma il tuo sta venendo benissimo. Quando hai imparato? Tanto tempo fa. Farò un fiocco, non l'ho mai fatto. Vediamo. Prendo l'arnese per modellare la pasta. Io sto continuando a mescolare le orecchiette di Topolino. Ah, sei indietro. Chi va piano va sano e va lontano. Sì, veramente sei sempre qua. Non è vero. Sai come quando uno è più bravo dell'altro. Guarda qui, guardami. Ma è bellissimo. Lo so perfettamente. Sono davvero molto fiera. C'ho anche una bella boccuccia. Io ho le mani tutte nere, guardate qui che schifo. Ma che cos'è? Dai, devo recuperare, sono leggerissimamente in ritardo. Allora, dobbiamo fare le orecchiette, torna qui, dove vai? Scusa, spostati. Cosa vuoi, non puoi rubare da me. Il nero. Ecco qui la prima orecchietta. Questo è grigio. Hai per caso il nero, pasta modellabile? No. Lo nascondi per non farmi notizia. Pasta modellabile.
Non ce l'ho, tieni. Lo sapevo che l'aveva lui. Vado a fare gli occhi, ragazzi, penso che sia la cosa più difficile. Gli occhi di Minnie sono tipo au. 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 Ecco qui le due palline, forse sono troppo grandi. Ho sbagliato. Perfetto, adesso andiamo a fare la parte interna degli occhi, che deve essere tutta bianca. Ok, posizionata. Io sto posizionando le orecchiette. Una e due. Perché l'hai fatta così a pallina? Non lo so, ho sbagliato, ok? Meglio per me. Aggiungiamo il contorno del viso facendo un filamento nero. Così. Io sono alla pupilla, ragazzi. Pensate come sono avanti rispetto a lui. Ni ni ni. Sono così brava che non lo sapevo neanche io. Farò vedere io chi è più bravo. Vedremo. Intanto io sto facendo il riflesso dentro l'occhio. Oh, ma è bellissimo. Mi sto superando. Il problema di fare le opere d'arte con lo slime è che una volta che attacchi lo slime non puoi più tirarlo via, perché poi si unisce. Già, non puoi sbagliare. Buona la prima. È vero. È vero. Ma Zavi, non puoi guardare tutto quello che faccio e me lo copi. È vero. Ma cosa è vero? Minnie ha l'attaccatura strana così dei capelli. Ma non ce l'ha strana, ce l'ha topolino. Pure Minnie l'ha così. Sì, nel senso che sono due topolini e quindi hanno l'attaccatura come i topolini. Che stai facendo? Niente. Quando non parli mi spaventi. Faccio niente. Fatto. Ma no, non vale. Ma non è giusto. Cosa? Che mi copi. Sempre stato così. Prendo un altro po' di pasta modellabile bianca e faccio anch'io gli occhi come i tuoi, allora. No, lui non può copiarmi. Sì, invece ti posso copiare. Ma perché tutte bianco? Le mani nere? Non lo so, non fare domande. Fai così, fai vedere. Abbiamo fatto le stesse cose. Le mie mani tutte belle pulite, le sue tutte sporche. Intanto vado a fare le ciglia, perché Minnie ha delle ciglia lunghissime. È un po' strano che le arrivino le ciglia ai capelli, però è così. Non è proprio bellissima, dobbiamo ammettere, eh? Per caso ti ho chiesto di giudicarla? Sei solo invidioso. Sì, proprio invidiosissimo. Intanto il tuo. Prendo questo. Cos'è? Nero. Uno schifo. È bellissimo il mio. Facciamo il naso di slime. Perché, scusa, Topolino e Minnie hanno il naso? Certo che hanno il naso. Certo che hanno il naso. E com'è questo naso? Così. Mi copia tutto, mi copia tutto. Io non me lo ricordavo. Devo fare la lingua, perché Topolino e Minnie hanno la lingua di fuori, così. Hanno la lingua di fuori. Ma cosa dici? Non è vero. Vabbè, io lo voglio fare con la lingua di fuori. Ma che schifo. Ma schifo con la lingua di fuori. Anche gli artisti fanno errori. Con la lingua di fuori sembra un cagnolino. La lascio così. Io ho finito. Anzi, non so se aggiungere un po' di glitter, così lo faccio più bello. Ti aggiungo un po' di glitter. Guardate qui che dettaglio importante. Metto un po' di slime nella bocca, così la bocca diventa nera. Voilà. Ta-da! Abbiamo finito. Non per essere di parte, ma stavolta penso che io mi sono superata. Non ci sono dubbi. Allora, stavolta hai fatto meglio dell'ultima volta. Ma questo non significa che mi hai battuto. Certo che significa così. Andiamo a vedere nel dettaglio Topolino e Minnie. Questo è il mio meraviglioso Topolino, con la linguetta di fuori, i suoi bei occhioni grandi e le orecchiette che però si stanno unendo. Infatti parliamone, ma non è normale farlo con la lingua di fuori. Topolino non è così. Un attimo, devo cercarlo, perché io questa cosa non me la spiego. Ah, tu intendevi lingua di fuori perché è sorridente. Già. Ma è messo così, non così. No, non sapevo fare così, ok? Va bene, comunque andiamo al mio, che è sicuramente migliore, guardate. Sì, è molto carina, però le orecchie non sono a pallina, sono dei cilindri. Allora, le orecchie sono perfette e sono anche brillantinate, quindi stai zitto. Poi c'è un bellissimo fiocchetto rosso. In più gli occhi sono perfetti e hanno delle ciglia lunghissime proprio come Minnie. La cosa che vorrei sottolineare è che la mia ha un'espressione simpatica, carina e sorridente, a differenza del tuo che è messo così. Adesso il momento più bello, ovvero trasformiamo questo in una palla di slime. Vediamo cosa ne uscirà fuori. Che peccato. Vai. Però inizio dalle orecchie. Voilà. No. Ciao Topolino, tutto ok? Whoop. Adesso ho le orecchie così e poi ce le ho così e poi posso fare così. No. È diventato veramente gigantesco. Ok, mescolo anche il mio. Oh, wow. Allungando. No. Povera Minnie. Povera. Ciao ciao. Ma di sicuro verrà uno slime brillantinato. Il mio verrà uno slime schifoso, perché è di colore rosa e nero. Wow, sì. Il mio slime è venuto brillantinato.
Chi riuscirà a fare le bolle secondo te? Secondo me ci riuscirò anch'io stavolta. E che con la pasta modellabile è diventato troppo duro, guardate qua, è rigidissimo. È diventato troppo compatto. Devo allungarlo così, ma non si può fare niente. Che strano. No, non ci sono riuscita. Io credo nelle bolle, credo nello slime delle bolle. Vai Topolino. Si spezza. Topolino, dobbiamo far vedere a Minnie chi è migliore. No, 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 siamo meglio io e Minnie, ovviamente. Guardate, come la pizza. Uè! Lui, smettila, si finisce dei capelli. Proviamo. Non ti azzarda. Lui! Ok, basta. Immagini che rimane tutto appiccicato, ci provo io dei tuoi. No, si sta allargando, guardate. No, 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 no. Cioè, ci stavo riuscendo. Non puoi ogni volta rovinare i miei piani. Vince chi riesce per prima a fare una bolla. Ok, senza rompere quella dell'altro però, giusto? Va bene, va bene. Allora, l'allargo così, come una pizza. Vedo che ci stai riuscendo benissimo. Ci sto provando. Ok, ci sono quasi. Dai, dai, Paul. Non ti azzardare a toccare il mio slime, ok? Sì. Guardate, ragazzi, se ci riesco ho vinto tutto. 3, 2, 1. No! Ma come? 3, 2, 1. Con questo slime. Sì, è ufficiale, mi sa che non riusciremo mai. Niente, no, non si può. No, ma non fare la pazza. Quindi ti trovate, adesso tocca a voi votare qui sotto nei commenti qual è stato secondo voi l'opera d'arte migliore. Se ancora non siete iscritti al nostro canale, fatelo subito cliccando qui davanti a me il bollino. Così non vi perderete né il trailer né la nuova canzone. Mentre se vi siete persi il video di ieri, cliccate qui davanti a me. Noi ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Ciao!